Tra un anno per rivederci, e le realtà di Villa Vrindavana e del CSB hanno voluto organizzare questo weekend dedicato alla cultura tradizionale vedica. Non è un qualcosa di folcloristico, avete visto un carro colorato con persone danzanti e cantanti. Dietro a quello che avete visto c'è molto, c'è tanto, c'è una grande sacralità, una grande simbologia, mitologia e filosofia. E vi invito a vedere qualcosa non di lontano da noi, non qualcosa di incomprensibile, ma qualcosa che può veramente aiutarci a vivere meglio. Quindi vi invito caldamente, chi ha desiderio di rimanere aggiornato su tutte le attività che noi organizzeremo nel prossimo autunno, potrà lasciare i propri dati negli stand che sono alla vostra sinistra, e lì verrete aggiornati in base ai vostri desideri, alle vostre tendenze, su quello che è la danza, su quello che è la musica, su quello che sono conferenze, incontri e giornate dedicate alla cultura vedica. Quindi invito tutti voi che questo sia un momento piacevole, ma che abbia un proseguimento. E vi ringrazio per la vostra attenzione, ringraziamo anche il Comune di Viareggio per questo gesto di apertura. Questo momento è un momento
veramente privilegiato. Questa unione di culture è qualcosa che ci può permettere di fare un salto di qualità nella nostra vita, e quindi l'interculturalità al più alto livello. Quindi ringraziamo il Comune di Viareggio e tutti voi per essere qui ora. Passiamo. Grazie. Siamo le danzatrici di Natana Vedica, la compagnia di danza Mangalam, Andrea Soledad Malan, Elena Ristori e Chiara Unisoni. Grazie per la loro offerta. Grazie a voi per l'attenzione. Adesso in alcuni pochi minuti riallestiremo per l'ultima offerta musicale di un gruppo, Jalebi, che suonerà per voi. Pochi minuti per allestire questo. E ripeto, il nostro desiderio è che questo momento non sia qualcosa di superficiale, di fine a se stesso, ma che possa dare a voi l'apertura per un viaggio migliore di vita. Nei Veda lo scopo è proprio quello di comprendere chi siamo, da dove veniamo e dove stiamo andando. Ecco, quindi auguro a tutti voi un buon viaggio, un buon proseguimento, pochi minuti e concluderemo questa serata, e vi invito ancora a consultare gli stand che sono alla vostra sinistra, e lì troverete tante informazioni e potrete lasciare il vostro nominativo per essere aggiornati sui futuri programmi autunnali. Grazie a tutti e buona conclusione di serata. Hare Krishna. Dell'ultimo gruppo musicale, i Jalebi. La loro musica fonde le vibrazioni trascendentali con ritmi e testi moderni. La loro musica invita al ballo e sollecita la spiritualità nascosta in noi. I Jalebi sono un gruppo di successo composto da questi tre devoti: Mirabai Devidasi. Ramananda Roy, Prabhu. Yasodhananda da Prabhu. Le tastiere. Dai. Hare Krishna. Ecco il nostro DJ Antonio. Un round of applause per lui. Radera.